Se non è destro lui. Se non è scappo al contrario. Hai messo il scarto contrario? Sì, ma provare a stare un po'. Roberto, non si trova in quella posizione? Ma per chiunque pensi sia a sinistra è un po' difficile, però l'avevo già fatto come terzino destro a Ravenna e ti dico la verità, è molto più difficile a 4 che a 3 giocare a destra, però tutto sommato dai, più passa il tempo più mi trovo a mio agio. I primi 5 minuti? Sì, è stato, vabbè, normale. Volevi ma non ti sei fidato. Sai sul portiere. È normale, abbiamo avuto poi un momento anche il primo tempo, un momento di confusione. C'è stato quei momenti lì che era meglio sbagliare, cioè mi sono appoggiato 2 o 3 volte a Nordi per sbagliare il meno possibile. Cercare di fare le cose più facili in una posizione inusuale. Vabbè, no, comunque hai fatto le tue belle diagonali tranquillo, capacciato tutto spiano. Anche lui è un corso compatto, hai fatto minimo 60 km. È partito 2 o 3 volte, palla al piede. C'è stato un funambolo sul lungo linea di fondo. Classico fiore. Quanto vi ha dato fastidio un giocatore come Iocolano? Ma sicuramente è un giocatore molto bravo, poi quando c'ha la palla girato di spalle non è facile toglierla. Però secondo me in fase difensiva abbiamo fatto abbastanza bene, anzi forse le occasioni che hanno avuto loro la maggior parte sono nate da errori nostri. Ecco. Poi un po' sulla prestazione generale diciamo che siamo un po' amareggiati, perché alla fine ci avevamo fatto, quando siamo rimasti con l'uomo in più si poteva portare a casa, però pazienza, alla fine loro sono una bella squadra, sono venuti qua e hanno fatto la loro partita. Sul rigore? Io ero dietro da quella parte, secondo me era nettissimo, però sì. Netto. Poi eri dietro? Sì, dietro Marconi, cioè in linea proprio così, l'ho vista proprio bene, secondo me era netto, anche perché aveva preso posizione, perché più che altro guarda. Ci sembrava davanti, davanti. Sì, sì, più che altro. Però l'abito era a 4 metri. Più che altro anche guarda lì, forse si poteva dare una mano, non lo so. Però a me sembrava netto, poi non lo so. Peccato. Peccato davvero, era un episodio che ci poteva portare dei vantaggi. Su quel gol a porta vuota sbagliato all'inizio, che pensate? Io sinceramente. Non è serrato. No, vabbè, quello non lo so. Infatti abbiamo continuato. Sì, sì. Lui ha subito a contraccolpi con Francesco? No, anzi, ha fatto una buona prestazione secondo me, mi ha dato una grossa mano a me a destra, sì, nonostante il gol, quello lì, che l'episodio che è successo negativo. Io da dietro pensavo avesse parlato il portiere, non me ne sono nemmeno accorto. Il portiere è tagliato fuori, tanto. Lui ha proprio una porta spalancata e sbaglia l'impatto. È stato talmente col passo sbagliato. Arriva troppo veloce. Io ho sbagliato. Vabbè, contenti. No, io sono orgoglioso di Torreta. Vabbè, è normale che ci eravamo abituati un pochino male tutti, perché venivamo da 5-6 città di fila. Però bisogna anche vedere che abbiamo giocato contro un Bassano, che aveva gli stessi nostri punti, la squadra di qualità già l'anno scorso l'avete affrontata. È una signora squadra, è la stessa dell'anno scorso, quindi io sono molto contento, è un pareggio d'oro per me. Quindi avanti così che stiamo andando alla grande. Sono fatica, Leo, le 3 partite in 8 giorni, adesso puoi pensare che lasci un po' di fatica, non la sentite? La fatica di solito si sente quando le cose vanno male. Quando siamo così positivi, che veniamo dai risultati positivi, secondo me la fatica non la sentiamo. Più un fatto psicologico certe volte che fisico. Ciao. Adesso,